spettatori, ben ritrovati in diretta con il nostro programma Primo Cittadino. Quest'anno per la nuova stagione abbiamo deciso di coinvolgere anche i sindaci dei comuni della Vallata del Metauro e ad inaugurare questo nuovo appuntamento sarà il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi. Buonasera sindaco. Buonasera a lei e buonasera ovviamente a tutto il pubblico che ci sta seguendo. Ricordo intanto ai nostri telespettatori che possono telefonarci chiamando i numeri che vedono in sovraimpressione, ovvero lo 0721 86 14 33, oppure mandare un messaggio anche con WhatsApp al 338 49 68 250. Sindaco, come ha visto poco fa in un servizio andato in onda nel nostro telegiornale, è intervenuto l'ex sindaco Ivaldo Verdini che fra le altre cose ha parlato anche del debito fuori bilancio di oltre 600.000 euro. Ecco, che cosa risponde? Ricordiamo un attimo anche che cosa è successo esattamente. Ma guardi, la vicenda del debito fuori bilancio nasce nel 2002 quando la Giunta approvò un progetto di realizzazione di ampliamento dell'attuale zona sportiva di Lucrezia che prevedeva anche l'esproprio ad una parte privata di una porzione di terreno. Quell'esproprio prevedeva inizialmente un valore per un'area di 13.600 metri quadri, un valore di 25.000 euro circa, che poi nel 2004 come indennità espropriativa provvisoria è arrivato ad un monte di circa 46.000 euro. Diciamo che il sindaco più volte sollecitato e da consulente tecnico che rappresentava in quel caso il comune di Cartoceto e anche dal legale che ovviamente ha seguito tutto l'iter della vicenda che anch'egli rappresentava il comune di Cartoceto hanno così vivamente consigliato il comune di Cartoceto e in quel caso direttamente il sindaco di trovare a quel punto un accordo bonario. E qui siamo arrivati già all'anno 2008, perché rispetto a quell'indennità espropriativa provvisoria di cui le parlavo prima, datata appunto 2004, ci fu poi nel frattempo la decisione della commissione provinciale espropri che fissò il valore del terreno a 40 euro al metro quadro, quindi sicuramente un valore di gran lunga superiore rispetto ai 3 euro e qualche spicciolo che aveva fissato il dirigente e quindi l'amministrazione comunale di allora. Quindi per fare un po' il punto della situazione e anche per capire da dove viene questo debito fuori bilancio di 626.000 euro che il Comune di Cartoceto oggi si ritrova sul groppone, è bene dire che se l'amministrazione di allora prese delle decisioni sulla base di consigli, sulla base di pareri dirigenziali dell'ufficio tecnico, perché poi è bene ricordare ed è giusto ricordare che l'organo esecutivo, cioè la Giunta, poggia anche su quelli che sono i pareri tecnici appunto dei dirigenti. Però ecco, non possiamo dire che non c'è stata anche una corresponsabilità politica dell'allora sindaco, perché ribadisco più volte consigliato e sollecitato da consulenti tecnici e legali rappresentanti il Comune di Cartoceto a trovare un accordo bonario, beh, questa cosa non è stata fatta e poi purtroppo sappiamo, come dicevamo poc'anzi, come è andata a finire con una sentenza datata dicembre 2014 che obbliga il Comune di Cartoceto a pagare 626.000 euro. Come lo state ripianando? Ma la copertura del debito è già stata trovata e abbiamo approvato appunto questo debito fuori bilancio lo scorso 13 agosto, data in cui abbiamo approvato il bilancio di previsione. È ovvio che stiamo anche approfondendo tutte quelle che sono le possibili soluzioni e le possibili strade da percorrere, prima fra tutte ovviamente il ricorso in Cassazione, perché resta soltanto il terzo grado di giudizio, assieme ovviamente alla concessione della sospensiva, il che significa mettere nelle condizioni il Comune di Cartoceto di prendere ulteriormente un po' di tempo, insomma, per valutare tutte quelle che sono le strade da intraprendere. Anche perché vorrei ricordare che questa cifra importante, che sicuramente insomma, per il Comune di Cartoceto è ancora più importante, più onerosa, dovremmo ovviamente valutare tutte quelle che sono le strade da percorrere per far sì di trovare una soluzione alternativa. Tra l'altro obbligo, a mio avviso, che anche la Corte dei Conti in questo caso ci darà, onde evitare danni erariali per l'ente.
Dunque, siccome già ci sono arrivati diversi messaggi su questo argomento, gliene vado a leggere subito uno. Vorrei chiedere al sindaco Rossi se c'è il progetto di realizzare una rotatoria nell'incrocio per Cartoceto in soluzione dell'attuale semaforo che impone lunghe soste visto il traffico delle strade interessate. Beh, il cittadino che invia questa segnalazione ha perfettamente ragione, sicuramente potrebbe essere un'opera importante per facilitare il traffico veicolare nell'incrocio tra la via Flaminia e via Sant'Anna che appunto porta al capoluogo. Già la progettazione di questa rotatoria era stata inserita all'interno del programma elettorale della lista civica Facciamo Futuro e sicuramente oggi sono a confermare l'intenzione, almeno per il momento, da parte dell'amministrazione di voler arrivare alla progettazione di quella rotatoria. È ovvio poi, senza fare false promesse, che tutti quelli che saranno i vincoli di bilancio e i vincoli finanziari ci diranno per il proseguo se ci sarà consentito meno anche realizzarla concretamente. Certo. Ma è sicuramente nelle nostre intenzioni arrivare almeno ad una progettazione di quell'opera. Gliene leggo subito un altro. Innanzitutto grazie per gli asfalti eseguiti l'anno scorso tenendo conto delle strade degli altri comuni. Noi viviamo in un'isola felice, ma mi spiega per quale motivo via Metauri, importante via di comunicazione, è ancora messa così male? Quando la sistemerete? Innanzitutto ringrazio il telespettatore per i complimenti circa il piano degli asfalti che abbiamo fatto lo scorso anno. Sicuramente importante e che ha consentito di sistemare gran parte delle strade comunali. Poi giustamente segnala il problema persistente di via Metauro e posso dare in questa sede un'ottima notizia, perché proprio questa mattina tra i tecnici rappresentanti il comune di Cartoceto e la parte invece legale rappresentante il consorzio piano della Pavoncella, perché vorrei ricordare che in quell'area insiste un sito di estrazione di materiale ghiaioso e quindi diciamo che siamo addivenuti tra le parti, tra il comune di Cartoceto e la parte privata, appunto ad un accordo che ci consentirà a breve sicuramente di arrivare ad asfaltare gran parte di via Metauro, che sicuramente versa in uno stato indecoroso e al tempo stesso anche pericoloso rispetto a quella che è la viabilità soprattutto dei veicoli a due ruote. Parliamo ancora di strade, perché ci segnalano a Sant'Anna una curva pericolosa vicino alla Fornace e sta scendendo la strada, ci dicono. Allora, è bene ricordare che via Sant'Anna è una strada provinciale, più volte già ci siamo fatti carico ovviamente di sollecitare e di evidenziare la situazione di via Sant'Anna alla provincia di Pesaro Urbino. Il tratto invece di cui parla il telespettatore in questa curva, in cui appunto c'è questo notevole ed evidente cedimento della sede stradale, è concausato rispetto anche alla presenza del vecchio sito della Fornace, per la quale anche qua dovremmo prendere dei provvedimenti come amministrazione comunale, perché abbiamo in quel caso da escutere una fideiussione che servirà non soltanto ovviamente al ripristino ambientale del sito in cui insisteva la Fornace, ma ovviamente anche per realizzare opere infrastrutturali che possano sorreggere appunto l'attuale sede stradale. Gliene leggo un altro. Perché la chiesa della Pieve è chiusa? Nel cimitero c'è solo una scala piccola e non è sufficiente. Allora, è bene ricordare che la chiesa della Pieve è di proprietà ovviamente dell'amministrazione comunale, ma io credo che per ciò che riguarda la celebrazione delle funzioni religiose all'interno della chiesa della Pieve, l'autorità competente, se così la vogliamo chiamare, ovviamente è quella religiosa, per cui in un certo qual modo ho preferito in questi mesi, e direi che questo atteggiamento ha anche prodotto i buoni frutti, tenere un atteggiamento di compromesso, di trovare diciamo una giusta soluzione tra appunto il parroco Don Alessandro Messina e il neocomitato costituitesi Propieve, che appunto spinge per, giustamente aggiungo, per il riutilizzo della Pieve, tant'è che nei mesi scorsi diverse funzioni religiose sono state nuovamente celebrate all'interno della chiesa della Pieve e sinceramente assieme all'attuale assessore alla cultura abbiamo anche ottime idee per la fruizione non soltanto da un punto di vista religioso ma anche da un punto di vista
culturale ed artistico di quel sito. Sarà sicuramente oggetto di prossimi incontri, di prossime riunioni, sia assieme al parroco, ma soprattutto assieme a questo comitato, che come amministrazione vorremmo si facesse ovviamente carico, cioè si rendesse protagonista della fruizione della pieve dei Santi Pietro e Paolo. Sindaco, visto che Cartoceto fa parte dell'Unione di Comuni Valle del Metauro, sarebbe più favorevole alla fusione di Cartoceto con Saltara, Serungarina e Montemaggiore a Metauro oppure con il Comune di Fano? Bella domanda questa. Beh, questa è una bella domanda, ma soprattutto una domanda attuale anche per quello che sta accadendo questa sera a Monbaroccio, esatto. E per quello che credo sia avvenuto poche ore fa a Pesaro, sì. Tant'è che i due consigli comunali, sia di Monbaroccio che di Pesaro, questa sera si appresteranno a votare la delibera, l'atto di indirizzo che la dovrebbe... Un attimo, dovrebbero essere 23 voti favorevoli e 7 astenuti a Pesaro, poi fra poco vi aggiorneremo anche per quanto riguarda Monbaroccio. Prego. Bene, e no, stavo dicendo che quindi non c'è domanda più attuale di questa. Che dire, posso innanzitutto rispondere questo. In generale io sono un nostalgico tradizionalista, per cui prima di sposarmi preferirei essere per qualche anno fidanzato. Questo significa che prima di addivenire ad una fusione con altri comuni preferisco mettere dei servizi assieme, a metterli a fattor comune, esattamente come stiamo facendo tra l'altro con l'Unione Valle del Metauro, di cui oltre Cartoceto fanno parte anche i comuni di Serrungarina, Montemaggiore al Metauro e Saltara, sì. Una messa a fattor comune di questi servizi che in alcuni casi produce razionalizzazioni, in altri casi produce un'ottimizzazione dei servizi, un miglioramento anche della qualità stessa dei servizi erogati nei confronti dei cittadini, sì. Ma al tempo stesso consente alle amministrazioni, ma soprattutto ai territori, di mantenere le proprie identità. E direi che questo, in un'ottica di lungo periodo, non è sicuramente un fattore da tenere in seconda considerazione rispetto ai benefici economici e finanziari che sicuramente rispetto ad una fusione avverrebbero. Per ciò che riguarda il comune di Fano, io credo che Cartoceto è storicamente collegato al comune di Fano e viceversa, se riprendiamo qualsiasi libro di storia, sì. Che ripercorre appunto la nascita dei due comuni, sin dall'inizio queste due municipalità furono in qualche modo legate fra loro anche per le famiglie che vi risiedono. Oggi, ancora più che mai, questa cosa è attuale, anche alla luce dello sviluppo economico che soprattutto la frazione di Lucrezia, per cui la frazione di Lucrezia si è caratterizzata negli ultimi anni, e quindi sicuramente io credo che Cartoceto e Fano abbiano tutte le caratteristiche per collaborare, per mettere servizi assieme. E guardi, gliele lancio una, così lancio una proposta in diretta anche al sindaco di Fano. Io credo che una delle primissime cose che Fano e Cartoceto potrebbero fare assieme senza necessità di fondersi è mettere in essere un progetto integrato, un progetto organico di valorizzazione del territorio, di promozione turistica, perché questi due territori legati ovviamente tra la peculiarità del turismo balneare da un lato e quelle che invece sono le eccellenze delle colline, le eccellenze enogastronomiche di cui Cartoceto si fregia, prima fra tutto ovviamente la DOP Cartoceto, unica dopo le aree della Regione Marche, io credo che potrebbero dare buoni frutti, e quindi questo credo che sia un progetto da mettere assolutamente in cantiere insieme al Comune di Fano. I due sindaci, le due amministrazioni hanno il dovere, a mio avviso, di farlo. Bene, poi magari vediamo anche quando sindaco Massimo Serre sarà il nostro ospite, no, di dare una risposta a questa sua proposta. C'è anche una domanda sulla fusione tra Pesaro e Monbaroccio, ma mi dicono che è pronto un video, perché abbiamo intervistato qualche suo cittadino, guardate. Ha qualche segnalazione per il sindaco Rossi? No, nessuna. Si trova bene così? Sì, ci troviamo bene così. Grazie. Prego. Le buche ci se ne sono, non ce ne sono. Sì. C'è qualche via in particolare? Dove abita lei? In via Oberta. Quindi quella sarebbe da sistemare. Ad esempio, i giochi nei parchi in che stato sono? L'unico sistemato è quello, questo qui centrale. Gli altri sono molto tenuti
all'abbandono, insomma. Quindi magari noi siamo un po' fortunati perché abitiamo qui, però magari altri non è per tutti la stessa cosa. Ce n'è qualcuno anche pericoloso per i bambini? Beh, sì, è chiaro, chiaro. Quando il parco è tenuto all'abbandono è pericoloso. Ci sono dei giochi rotti magari anche negli altri. Questa è l'unica cosa che per i bambini si potrebbe fare adesso, per i più piccolini, ecco. Io sono da poco che sto qua, non lo so. Sì. Di dov'è? Di Napoli. Ecco, come si trova Cartocino? Benissimo. Di buche ce ne sono per quante ne vogliono. Sarebbe da chiuderle, ma ormai aspettiamo. Ha qualche via in particolare? Dove abita lei? In che zona? Abito zona fiume, proprio davanti alla casa del sindaco, perciò sono anche... No, comunque sta lavorando bene, ancora è poco tempo, ma insomma più di tanto non si può fare. Sono problemi che ci abbiamo da tanti anni, aspettiamo tempi migliori. E le strade forse, dai, quel che dà fastidio sono le strade. Le buche sono dissestate in una maniera incredibile. Per quanto riguarda il mercato invece? Ma il mercato penso che vada bene così, anche perché è piccolo, quindi penso che vada bene così, dai, il mercato. Non... Dicevano che spostarla giù nella piazza, giù al centro, ma non lo so, forse meglio qui, dai. Anche perché più siamo ristretti e meglio è, dai, oggi come oggi. Una miglioria potrebbe anche essere il mercatino che fanno i contadini il martedì. Metterlo insieme, chissà che non venga più gente al mercato, perché è un mercatino un pochino misero, morto. Quindi unire le forze. Certo. Ha qualche segnalazione o qualche consiglio per Rossi? Per Rossi? È una brava persona. Quindi gli piace. Penso che si dia da fare, perché adesso la situazione non è tanto bella. Per me va bene così. I cittadini di Cartoceto sono tutti contenti. Sì, sì. Dove abita? Io abito qui vicino. Quindi Lucrezia? Sì. Lì nella sua zona non ci sono migliori da portare, le piace così com'è? Va bene così. Sindaco, dobbiamo dire che i suoi cittadini sono piuttosto contenti del suo lavoro, del suo operato, anche se molti sono timidi, abbiamo fatto difficoltà a chiedere e ricevere delle segnalazioni in merito. Un signore ci chiedeva, un ragazzo, un giovane papà, per quanto riguarda i giochi, le leggo anche una segnalazione visto che ci siamo, i giochi nel parco, qui li richiedono nella zona Madre Teresa di Calcutta e ovviamente una cura generica anche nei giochi degli altri parchi. Crede che sarà possibile questo? Ma guardi, i giochi nei parchi pubblici purtroppo non sarebbero necessari soltanto nel parco di Madre Teresa di Calcutta, ma anche in altri parchi pubblici. La spesa legata all'acquisto di giochi per bambini da destinarsi a parchi pubblici non è sicuramente una spesa così importante, però purtroppo occorre anche ricordare quello che è un mero tecnicismo della pubblica amministrazione, cioè che l'acquisto di giochi da destinarsi ai parchi pubblici incide su questo famoso patto di stabilità. Ed è ovvio che le amministrazioni, compresa quella di Cartoceto, talvolta prediligono destinare gli spazi finanziari consentiti dal patto di stabilità ad investimenti più importanti che dovranno contraddistinguere il territorio. Questo non significa ovviamente che non porremo la giusta attenzione anche a questa segnalazione, tra l'altro problema noto da tempo, ne ho parlato anche con altri cittadini, e quindi limitatamente a quelle che saranno sicuramente le disponibilità non soltanto economiche ma quegli spazi finanziari a cui accennavo prima, provvederemo e cercheremo di farlo non soltanto nel parco Madre Teresa di Calcutta ma anche in altri parchi che oggi abbisognano appunto di giochi per bambini. Benissimo, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Prego, niente, io volevo chiedere al sindaco se si ricorda della via Corvina che non abbiamo l'acqua potabile. Mi ricordo, sì. Mi ricordo, signora. Grazie. Ricordo, sì. Io dico, ascolti, prima c'era Verdini, lui faremo. Poi la Valeri faremo. Adesso io spero che qualcosa faccia lei, perché cioè, tutte le settimane io spendo 15 euro solo nell'acqua, sia per cucinare che per bere. E il resto, cioè, il pozzo va bene per lavare, ok,
però è una cosa che abbiamo, siamo venuti su, abbiamo raccolto le firme, tutto quanto, lei queste cose ce l'ha perché gliele abbiamo portate. Bene, grazie per la segnalazione. Sapere, insomma, grazie signora, come siamo messi, ecco. Ma allora, innanzitutto la signora ha perfettamente ragione, perché lamenta di una situazione che ormai credo da un paio di decenni caratterizza via Corvina, di cui stava appunto parlando. Tra l'altro ci siamo incontrati con la signora e altri residenti di quella via durante il mio orario di ricevimento, mi hanno, esattamente così come riportava la signora, consegnato le firme che anni fa già avevano raccolto in merito al problema, e posso rispondere questo alla signora, perché ricordava false promesse poi disattese da parte di chi mi ha preceduto. Io, la signora può e potrà confermarlo, non le ho promesso e non ho promesso alle persone che accompagnavano la signora quel giorno di risolvere la situazione, anche perché è un intervento che prevede insomma, un esborso da parte dell'amministrazione comunale di risorse importanti. Tra l'altro un intervento da concordare in parte con Marche Multiservizi, che è la partecipata che gestisce per il comune di Cartoceto appunto alcuni servizi, e però in quella sede, in quell'incontro con la signora e altri residenti di via Corvina, mi sono sicuramente impegnato a farmi carico di questo problema, a portarlo nelle sedi competenti, tra cui ovviamente Marche Multiservizi, di cui accennavo poco fa, e sarà uno di quei problemi che come amministrazione cercheremo assolutamente di portare avanti. Tra l'altro aggiungo una cosa a quello che ha detto la signora poco fa. Quella strada di cui lei parlava, cioè di via Corvina, è anche sede di numerosissime passeggiate, non soltanto nelle prime ore dell'alba, ma anche nelle ore notturne, e quindi lei lamentava la mancanza di acqua. Aggiungo a onor di cronaca che quella via è sprovvista per un tratto principale anche dell'illuminazione pubblica, e sicuramente sarebbe giustizia anche per tutti quelli che sono gli amanti, come dire, del podismo e delle passeggiate, ripeto, anche nelle ore notturne. Quello che posso dire alla signora, ecco, è che come amministrazione sicuramente ci faremo carico di questo problema, senza però porre date certe rispetto alla risoluzione del problema, perché poi la signora lo sa, e anche gli altri cittadini che ormai hanno avuto modo di conoscermi, nel momento in cui prendo degli impegni precisi con date certe mi piace anche poi rispettarle e portarle a compimento. E quindi insomma questa sera non mi pare la sede per dare alla signora date certe, anche se sicuramente l'impegno dell'amministrazione in questo senso non mancherà. Benissimo, ci fermiamo per un istante di pubblicità, a fra poco. Ben ritrovati in diretta con il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi, bentornato. Le leggo subito due messaggi, perché oltre alle segnalazioni per lei arrivano anche tanti complimenti. Qui dicono: complimenti sindaco, ha una dialettica che potrebbe spendere a livello nazionale. E invece qua ci dicono: abito in via Marche e ringrazio il comune per la realizzazione della nuova linea dell'acquedotto, qualcosa di buono. Poi passeremo anche alle altre segnalazioni. Dico, lavori che sono partiti qualche giorno fa e per i quali tra l'altro abbiamo anche concordato, oltre che il rifacimento del condotto idrico, anche del manto stradale, che sicuramente almeno in parte in quel tratto era malorato. Per quanto riguarda la scuola invece di Lucrezia, stanno procedendo i lavori anche lì? I lavori stanno procedendo molto bene, era un accordo che era già partito con la precedente amministrazione, un accordo tra il comune di Cartoceto e la fondazione Cassa del Risparmio di Fano. Vorrei ricordare al comune di Cartoceto spettava l'acquisto del terreno, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, oltre che la realizzazione di altre opere propedeutiche poi al completamento dell'opera, le attrezzature interne e l'arredamento interno, oltre alla sistemazione del verde attorno. Un iter che è partito con non poche difficoltà lo scorso 28 maggio, e data che vorrei ricordare perché le elezioni amministrative sono state il 25 maggio, per cui il 26 ovviamente c'è stata, come dire, l'investitura ufficiale, e poi
esattamente un giorno dopo sono partiti i primi problemi legati tra l'altro ad un'opera importante del nostro territorio. Problemi superati brillantemente come amministrazione e sicuramente un cantiere che sta procedendo in modo celere, anche perché come amministrazione sia nel bilancio precedente 2014 ma anche nell'ultimo 2015 abbiamo fatto una scelta ben precisa, cioè quella di destinare i proventi dei costi di costruzione, degli oneri di urbanizzazione alla parte di investimenti, quindi non alla spesa corrente. Questo ci ha consentito di liberare uno spazio finanziario da destinare appunto alla prosecuzione di alcune opere importanti come il completamento della nuova scuola dell'infanzia, che tra l'altro ha beneficiato anche degli spazi finanziari del decreto Sblocca Italia del 2014, al quale vorrei ricordare che il comune di Cartoceto ha acceduto come primo comune in termini delle Marche, come primo comune in termini di risorse come spazi finanziari appunto sbloccati. Tant'è che Cartoceto l'anno scorso, grazie al decreto Sblocca Italia, ha appunto sbloccato 1 milione di euro da destinarsi a delle opere sul territorio, di cui appunto una proprio questa della scuola dell'infanzia. Poi il resto delle risorse invece è stato destinato alla messa in sicurezza della parte di cinta muraria legata a Piazza Marconi a Cartoceto e l'altra parte per avviare i lavori di sistemazione di restauro conservativo del Teatro del Trionfo, opera che godeva di un finanziamento di 500.000 euro che purtroppo giacevano da troppo tempo nelle casse del comune di Cartoceto e che l'amministrazione comunale lo scorso anno ha appunto sbloccato grazie al decreto Sblocca Italia. Sempre per quanto riguarda la scuola, state lavorando anche a un bando per l'ampliamento? Per quanto riguarda sì, i due asili? Sì, stiamo lavorando anche ad un ampliamento perché l'attuale nuova scuola dell'infanzia prevede la realizzazione di 4 sezioni. Ecco, sulla base di un ultimo decreto ministeriale del Ministero dell'Istruzione stiamo appunto lavorando per cercare ulteriori risorse all'ampliamento affinché le attuali scuole dell'infanzia, cioè quella di Lucrezia e quella di Pontemorello, possano essere in futuro concentrate in un'unica sede, ovviamente non soltanto con l'ottimizzazione dei servizi e anche con tutta una serie di migliorie legate alle attrezzature, alle strumentazioni a disposizione del corpo docente, ma anche che sicuramente darà luogo ad una razionalizzazione dei costi a carico dell'amministrazione comunale. Sentiamo allora chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Eccola. Buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Dica pure. Sono Licci di Lucrezia. Volevo sapere se da Rossi il rio secco, sì, quanto si pulisce? Quanto lui voleva i voti, ha detto che puliva subito. Ecco, glielo chiediamo subito allora. In un casino che il fosso non si... Benissimo. È tutto sporco, mi deve dire quanto lo pulisce il prossimo anno, ma se viene un'acqua mi deve dire come fa questa situazione. Benissimo, è qua con noi, quindi glielo chiediamo subito. Allora, occorre innanzitutto fare una precisazione rispetto alla segnalazione del telespettatore, e cioè che abbiamo appunto provveduto già alla pulizia di gran parte del corso del Rio Secco, tra l'altro per diversi chilometri, e grazie alla collaborazione del consorzio di bonifica. Quindi è bene ricordare e soprattutto puntualizzare il fatto che da un punto di vista estetico e ovviamente della vegetazione, che è sicuramente abbondante e rigogliosa in questo momento, ha ragione il telespettatore nel momento in cui richiede all'amministrazione comunale una maggior pulizia. Però ecco, sulla base anche non soltanto di quello che è la posizione dell'amministrazione comunale, ma soprattutto di alcuni pareri tecnici di geologi, con la pulizia che il corso del Rio Secco ha subito in questi ultimi mesi, non esiste alcun problema legato al rischio idrogeologico
nei prossimi mesi, che ovviamente, nei quali ovviamente potremo anche aspettarci delle precipitazioni abbondanti. Quindi è corretto che la cittadinanza sappia che anche in caso di precipitazioni abbondanti, sulla base di quelle che sono state le rassicurazioni tecniche che abbiamo ricevuto, la cittadinanza sicuramente non è può stare assolutamente tranquilla. Certo, ripeto, il decoro vorrebbe, pretenderebbe una maggiore e miglior pulizia di tutto il tratto del Rio Secco. Bene, altra telefonata, pronto? Pronto? Buonasera signora. Buonasera signor sindaco, buonasera signorina. Prego, dica pure. Guardi, vorrei parlare con il sindaco per la viabilità del centro storico, che il sindaco sa che l'unica via di arrivo è via 4 novembre. È che alla prima gelata o addirittura alla prima neve non si esce più dalla piazza Garibaldi e tutti gli abitanti, e chiaramente ci sentiamo in trappola e la cosa abbiamo un certo timore che questo accada neanche fra un mese. Cosa ne dice signor sindaco? Intanto la ringrazio per la sua disponibilità, grazie tanto. Ma credo che di sapere, tra l'altro, di conoscere la signora che ha fatto questa segnalazione, perché ci siamo parlati in merito al problema anche nel corso degli ultimi giorni. Il problema che rileva la signora è sicuramente un problema importante e caratterizzante in questo momento il centro storico di Cartoceto. Se dall'ordinanza di chiusura di via Umberto I, datata 28 giugno, abbiamo atteso questo tempo, è perché nel frattempo abbiamo preteso da Marche Multiservizi la realizzazione di una videoispezione che desse la possibilità all'amministrazione comunale di sapere sostanzialmente se potessero esserci delle rotture, dei guasti, e che quindi queste causassero delle percolazioni che poi, imbibendo il terreno sottostante, sostanzialmente hanno causato il crollo di questa grotta. La documentazione ci è stata consegnata pochi giorni fa. In questa settimana i dipendenti del comune procederanno ad un intervento che avrà ad oggetto alcuni carottaggi per verificare il sottosuolo stradale e quindi dirci se sin da subito è possibile riaprire via Umberto I almeno al traffico veicolare leggero, o almeno in un senso solo, perché quanto diceva la signora adesso, visto che ancora via Berloni rispetto a via Marcolini non sono comunicanti se non semplicemente per il traffico pedonale, per cui il problema che rilevava la signora con il solo passaggio di via Roma e via 4 novembre è sicuramente una questione importante. Ottenute questa documentazione da parte di Marche Multiservizi, ripeto, provvederemo in questa settimana a fare questi carotaggi. So già che tra l'altro il responsabile del settore opere pubbliche e manutenzione del territorio ha convocato presso gli uffici per la seconda volta consecutiva la proprietà di parte di questa grotta crollata, con la quale sicuramente dovremo concordare un intervento di sistemazione definitiva di quella grotta e quindi riaprire definitivamente il prima possibile via Umberto I, cosa che io per primo auspico, perché sicuramente il capoluogo ha bisogno di essere riaperto in tutti i sensi. Abbiamo pochissimi minuti a disposizione, per cui adesso le devo chiedere di essere breve. Salve signor sindaco, che cosa ne pensa della questione sulla fusione tra Pesaro e Monbaroccio? In tal caso sarà sciolta l'attuale associazione dei vigili urbani? Ma che cosa penso dell'attuale fusione tra Monbaroccio e Pesaro? Pur ovviamente non volendo invadere casa d'altri, e credo di averlo detto prima, prima di arrivare ad una fusione definitiva, io credo che sia necessario tra due municipalità discutere di un piano di fattibilità che non contenga soltanto il quadro normativo, i benefici economici previsti oggi dalla legge del Rio, dalla cosiddetta legge del Rio, e dalla legge regionale, e un quadro istituzionale. In un gioco di rappresentanze politiche. Io credo che la prima cosa di cui i cittadini, nel caso in cui due comuni vogliono arrivare alla fusione, i cittadini, dicevo, vogliono sapere è come verranno redistribuiti i servizi, come potranno accedere ai servizi sul territorio, quali saranno i programmi di sviluppo e di valorizzazione del proprio territorio, non calpestando le identità di quel territorio stesso.
Quindi prima di arrivare ad una fusione io credo che due amministrazioni dovrebbero discutere e approfondire appunto un piano di fattibilità della fusione stessa in questo senso, pur consapevole, ripeto, di quelli che sono i benefici economici e finanziari che oggi la fusione porterebbe. Certo. Devo dire che da questo punto di vista anche il quadro normativo nazionale non aiuta gli enti, perché la posizione del sindaco di Cartoceto in questo senso sarebbe quella di sostenere maggiormente le unioni dei comuni, perché come ho detto prima sono istituti attraverso i quali le amministrazioni potrebbero ottimizzare i servizi e riuscire a conseguire razionalizzazioni di costi importanti sulla base degli stessi servizi di cui parlavo prima, pur non ledendo la dignità di nessuno, pur non calpestando l'identità storica e territoriale di nessuna municipalità. Ecco, invece per quanto riguarda la Polizia Municipale? Per ciò che riguarda la Polizia Municipale, guardi, abbiamo proprio un incontro nella giornata di domani con il comandante della Polizia Municipale di Cartoceto, il comandante della Polizia Municipale di Pesaro, Galdenzi, e l'assessore competente di Pesaro, Delle Noci, per discutere del subentro dell'unione sostanzialmente di Pesaro e Pian del Bruscolo nel servizio in convenzione che appunto finora Monbaroccio aveva con Cartoceto. Quindi sostanzialmente almeno da qui alla fine dell'anno il servizio non subirà variazioni, e poi ovviamente la circostanza di domani sarà anche un'occasione per discutere di ulteriori e possibili sviluppi per il servizio di Polizia Municipale. Di certo non resteremo isolati per ciò che riguarda questo servizio, e quindi anche da questo punto di vista la cittadinanza può sicuramente stare tranquilla, perché ho già posto in essere tutta una serie di discussioni con sindaci di comuni limitrofi rispetto a Cartoceto, proprio per riuscire a stringere convenzioni rispetto a quella che ancora oggi Cartoceto ha in essere con il comune di Monbaroccio. Ultime due cose, velocemente, abbiamo due minuti. Grazie sindaco per l'isola ecologica per gli amici a quattro zampe in zona San Marco, l'ho sempre stimato come persona, la stimo tuttora. Ricordiamo anche appunto che per gli amici a quattro zampe sono state fatte cose interessanti. Beh, una piccola novità dell'ultima ora, ma credo particolarmente apprezzata e anche attesa da parte della cittadinanza di Cartoceto. Non credo che tanti comuni abbiano questa facilitazione per chi ha un amico a quattro zampe. Si tratta sostanzialmente di cestini appositi e di dispenser, di sacchetti specifici per le deiezioni canine, che abbiamo distribuito su tutto il territorio comunale, che sicuramente andranno anche prossimamente potenziati. Certo, io vorrei chiudere con una sua risposta, perché ci sono famiglie sicuramente che l'attendono. Parliamo delle mura di Cartoceto. Prima lei ha ricordato una data che riguardava l'inizio, no, dei lavori nella scuola. Io invece vorrei ricordare il 16 ottobre 2014, quando lei, ecco, vediamo adesso in queste immagini, è salito sul braccio di una gru sopra il tratto di mura cittadini crollato con l'alluvione del 2012. Un gesto clamoroso con cui ha voluto attirare l'attenzione da parte delle istituzioni. Che cosa è cambiato da quel momento e quali sono invece i progetti, se si potrà appunto fare qualcosa? Ma innanzitutto vorrei ricordare quanto detto in premessa esattamente in quella mattinata, e cioè che chi mi conosce sa che non sono molto abituato a gesti plateali, a gesti eclatanti, però ormai la situazione del comune di Cartoceto, in modo particolare della cinta muraria del capoluogo, versava in una situazione di stallo da troppo tempo, e quindi in un modo o nell'altro andava sbloccata, ponendo la giusta attenzione delle istituzioni sovracomunali sul problema. Da questo punto di vista basta ricordare che nel momento in cui al Senato da parte della maggioranza è stato illustrato il decreto Sblocca Italia, più volte il relatore di maggioranza al Senato ha chiamato il decreto Sblocca Italia con la dizione di decreto sblocca Cartoceto, proprio perché questo comune ha voluto porre la giusta attenzione sulla problematica della cinta muraria. Oggi i lavori del primo stralcio volgono ormai al termine, tant'è che entro la fine dell'anno dovrebbero essere sicuramente completati. Pochi giorni fa abbiamo ricevuto da parte del Presidente della Regione Marche il decreto con cui possiamo dare avvio alla gara d'appalto per il secondo stralcio, e che quindi nella prossima estate credo e spero ci consentirà di avere di nuovo
a disposizione Piazza Garibaldi. Ci dicono che abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, per cui oltre a tanti messaggi di complimenti che arrivano, uno in particolare è arrivato dal presidente della Valmex, un'azienda che ha circa 200 dipendenti e circa 50 milioni di fatturati. Cosa è successo? Ricordiamo anche i nostri telespettatori, dovevano costruire un nuovo capannone e nel giro di pochi mesi, 6-7 mesi, hanno avuto tutti i permessi necessari, per cui tempi record. Guardi, diciamo che secondo me in questo caso l'amministrazione di Cartoceto ha fatto esattamente quello che dovrebbero fare tutte le amministrazioni e tutti gli enti e autorità preposte in questo particolare momento storico, ormai nemmeno di congiuntura negativa, perché la crisi sappiamo ormai tutti che è strutturale. Abbiamo cercato, nel limite ovviamente di quelle che sono le nostre competenze, di dare seguito ad un'esigenza da parte di un'azienda. Un'azienda che ci ha presentato istanza, così come ovviamente all'autorità competente che fa da raccordo rispetto a tutti gli enti interessati, cioè quella dello sportello unico delle attività produttive, dicevo, un'istanza di ampliamento di un opificio già esistente, secondo un piano industriale che dovrebbe prevedere un investimento di circa 21 milioni di euro a fronte di un incremento occupazionale quasi di 200 unità. Capisce bene che avere per il comune di Cartoceto potenzialmente una struttura in grado di avere una dotazione organica a livello di dipendenti di quasi 400 unità è una cosa importantissima, e quindi se vogliamo davvero, non soltanto a parole ma anche nei fatti come amministrazioni locali, sostenere lo sviluppo economico, sostenere le amministrazioni, lo sviluppo economico e l'occupazione, sì, è giusto che le amministrazioni locali, nel limite, ripeto, delle loro competenze, facciano il loro lavoro. E quindi abbiamo cercato, seppur con il periodo estivo che sicuramente ha creato anche qualche problema, abbiamo cercato il più possibile di rendere celere questa autorizzazione nei confronti della Valmex, che è sicuramente un'eccellenza del nostro territorio. Purtroppo dobbiamo chiudere qua. Un'ultima segnalazione: nel parco di via Giovanni Pascoli c'è un lampione rotto da diversi mesi. Guardi, devo dire che i suoi cittadini sono un po' timidi di fronte alla telecamera, magari ovviamente non abituati, però di messaggi ne hanno inviati davvero tanti. Per cui spero che lei possa essere di nuovo nei nostri studi al più presto, così avremo modo anche di confrontarci anche su tutte le altre segnalazioni. Assolutamente sì, intanto vi ringrazio ovviamente per la disponibilità e per l'opportunità, spero che i cittadini nel frattempo si possano abituare maggiormente alle telecamere, e ovviamente li ringrazio oltre che per quelle che sono i complimenti per questo primo anno dell'amministrazione comunale, anche per le segnalazioni che adeguatamente fondate hanno fatto e ovviamente per le quali cercheremo di porre rimedio. Grazie ancora al sindaco di Cartoceto Enrico Rossi, io ringrazio anche voi per l'attenzione. Arrivederci e buon proseguimento di serata.